Buon pomeriggio a tutti, vedo che state iniziando ad entrare, benvenuti al secondo appuntamento del nostro ciclo di webinar, strumenti e opportunità per migliorare il procurement ICT delle amministrazioni, pareri di Agid, che è un evento organizzato da Agid e Formez PA nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA, che ricade nell'ambito Italia Login, la Casa del Cittadino, e nello specifico della linea 1, gestione della trasformazione digitale. Do il benvenuto a tutti voi che state entrando man mano numerosi, come di consueto per i nostri eventi, di questo siamo soddisfatti e contenti. E come già sapete, per questi cicli di webinar, ciascun evento, ha una pagina diversa su Eventi PA, dalla quale potete sia iscrivervi sia ritrovare i materiali. Vi dico da subito che i materiali della scorsa settimana verranno caricati insieme a quelli di questa settimana nelle prossime ore. L'iscrizione, come vi dicevo, è al singolo webinar e anche l'attestato potrete scaricarlo direttamente dalla pagina di Eventi PA dedicata al singolo webinar. L'attestato lo può scaricare chiunque abbia partecipato per almeno 20 minuti al nostro seminario online. E adesso veniamo al programma dell'evento di oggi, che affronta il tema dei contratti e degli accordi quadro ICT delle PA centrali. E oggi, dopo una prima parte in cui i relatori, che sono gli stessi che avete conosciuto per l'evento del 14 marzo, risponderanno alle domande che avete posto in chat la scorsa settimana. Al termine di questa parte di risposta alle vostre domande, Francesco Grasso terrà una comunicazione dal titolo Rendere efficaci i procedimenti di acquisto, come si negozia con i fornitori ICT. Mentre successivamente Fabio Massimi ci parlerà di come rendere efficace il capitolato di gara e ci porterà dei casi pratici. Quindi, come vedete, dei temi molto molto interessanti. Se non ci dovesse essere tempo per la risposta alle vostre domande al termine delle due comunicazioni dei nostri esperti di oggi, come abbiamo fatto anche per questa settimana, per il webinar successivo, la prima parte sarà dedicata proprio alla risposta alle domande che porrete in chat. Quindi vi invito a farne tante e quando vi vengono, perché noi poi le raccoglieremo e le porremo agli esperti. Per quanto riguarda i materiali, vi ho già detto che verranno caricati e lo ribadisco al termine nelle prossime ore, al termine di questo evento, anche quelli della scorsa settimana e troverete anche la registrazione del webinar. Adesso passo la parola al primo relatore che prego di collegarsi in modo da vedere se l'audio e il video funzionano. Buongiorno, buon pomeriggio. Ecco. Mi sentite? Buon pomeriggio. Grazie, dottoressa Ok, Tozzi. perfetto. Allora la ringrazio e buon web. Grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Io sono Francesco Grasso, per quelli che non avessero partecipato allo scorso modulo del 14 marzo, io lavoro in Agid da molti anni, da più di 20 anni. E mi occupo, sono il responsabile del servizio sui pareri. Oggi io spero che la stragrande maggioranza di voi abbia già partecipato all'incontro di martedì scorso, dove abbiamo un po' detto cosa sono i pareri Agid, a cosa servono, perché sono utili ad Agid, ma anche alle amministrazioni che le possono richiedere, quindi le pubbliche amministrazioni centrali, ma anche in gran misura alle amministrazioni locali da cui molti di voi stanno seguendo, insomma. Come diceva la dottoressa, prima avremo un primo stacchetto di 10-15 minuti dove risponderemo ad alcune delle domande che sono state fatte la volta scorsa, in cui siamo andati purtroppo un po' lunghi con i tempi. Pazienza, se andremo lunghi anche oggi, recupereremo in questo modo. Poi parlerò di come rendere efficaci gli acquisti e le negoziazioni con i fornitori, che è un argomento di estremo interesse anche per voi. E poi lascerò la parola al mio collega Fabio Massimi, che parlerà delle gare e di come si scrive correttamente, in maniera efficace, un capitolato tecnico. Allora, cominciamo con rispondere alle domande dell'altra volta.
Non ci sono nomi, però leggo la domanda. Sarebbe possibile pubblicare i pareri AGID sulla trasparenza, anonimizzando ovviamente i richiedenti? Lo fa anche, se non erro, il Dipartimento della Funzione Pubblica. La domanda è molto interessante e ringrazio, anzi in generale ringrazio tutti quelli che hanno fatto domande. In realtà noi anni fa, quando questo ente era ancora AIPA e CNIPA, pubblicavamo degli estratti dai pareri. È un'esperienza che abbiamo poi chiuso, anche perché non è semplice. Anonimizzare i pareri è qualcosa di praticamente impossibile, perché, come vi ho detto l'altra volta, i pareri nel corso di un anno normalmente ne rilasciamo una trentina, e quindi è facile risalire all'amministrazione che l'ha chiesta, perché basta vedere le gare che sono in quel momento pubblicate e il parere che tratta lo stesso oggetto sarà di quell'amministrazione. E quindi, peraltro, un po' indelicato appunto pubblicare un parere che, diciamo, è una valutazione che noi facciamo su una iniziativa di una specifica amministrazione. Quindi, sono a parte la riservatezza della documentazione di gara, ma non è sempre, insomma, nell'interesse dell'amministrazione vedere le correzioni, le indicazioni, i suggerimenti che abbiamo dato. Viceversa, quello che noi facciamo e che continueremo a fare è che dalle indicazioni, quindi dal testo dei pareri, noi, per così dire, distilliamo le indicazioni, i punti più rilevanti, e poi li usiamo anche per scrivere delle linee guida. Nel corso del tempo, per esempio, ricordo linee guida che noi abbiamo rilasciato sulle modalità di licenza dei prodotti Microsoft, piuttosto che le linee guida sul licensing di Oracle, piuttosto che linee guida, che ne so, sul riuso open source. Ne abbiamo fatte tante, e in molte di queste linee guida abbiamo anche riportato l'esperienza dei pareri. Quindi la mia risposta è: non diamo trasparenza al parere integrale, ma diamo trasparenza per quello che serve, cioè al contenuto con valore aggiunto. La seconda domanda era la famosa domanda dell'assalto alla diligenza, che mi ha molto colpito quando l'ho letta la prima volta. Dice: gli avvisi del PNRR hanno trasformato le pubbliche amministrazioni locali in un unico grande committente che muove miliardi di euro. Qual è l'opinione di Agid sulle procedure di acquisto, ad esempio per il cloud o per l'esperienza del cittadino, considerando che pre PNRR questi software e servizi costavano dal 50% al 150% in meno di oggi? Vabbè, i prezzi sono proporzionali non alla qualità, ma tendono a coprire il finanziamento ottenuto tentando di restare nel lecito. Come possono difendersi i comuni, da cui deduco che l'autore della domanda lavora in un comune, da questo assalto alla diligenza, bellissima metafora, innescato dal PNRR? Allora, benissimo, ne discutiamo. A parte, sono un po' scettico che veramente i prezzi dei beni e servizi siano aumentati del 150%. Questo mi sembra una iperbole. Probabilmente l'autore della domanda voleva fare una provocazione un po' polemica. Però la nostra risposta istituzionale come Agid è che noi non abbiamo poteri di controllo sul mercato dell'ICT. E non possiamo imporre prezzi o listini ai fornitori. Possiamo imporre trasparenza, come vedremo, possiamo imporre modalità di pagamento, ma non possiamo dire: questo bene lo devi pagare X, lo devi vendere X. Dovremmo essere in una economia pianificata, non so, ovvio. Noi nei pareri verifichiamo sempre che l'investimento che l'amministrazione richiedente ci sta facendo vedere, ci sta facendo esaminare, sia coerente con gli obiettivi dell'iniziativa. E poi, per venire alla risposta, quali sono le armi da difendersi per difendersi dall'assalto alla diligenza? E noi proponiamo da sempre strumenti per fare un'analisi costi-benefici, addirittura analisi del total cost ownership. E in questa presentazione di oggi entriamo nel dettaglio su questo. Ovviamente la consapevolezza di ciò che si acquista da parte della pubblica amministrazione è la migliore risposta a questo fenomeno, chiamiamolo ancora assalto alla diligenza.
C'erano un po' di domande che ho raggruppato in questa slide che erano molto simili. Dicono le amministrazioni locali come devono comportarsi relativamente per i viaggi, le necessità di parere sopra soglia nel MEPA sono sempre riferiti alla pubblica amministrazione centrale, non alla locale, e per gli affidamenti in-house in ambito progettualità PNRR. Abbiamo risposto, cioè queste domande sono probabilmente di persone che non hanno colto le informazioni del precedente webinar, oppure siamo stati noi che non ci siamo spiegati bene. Comunque, per ribadire, Agid rende un parere tecnico-economico come previsto dall'articolo 14 bis, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale alle pubbliche amministrazioni centrali dello Stato, quindi ministeri, enti centrali. Le pubbliche amministrazioni locali non possono chiedere parere, cioè non possono, non è previsto, non è obbligatorio l'istituto del parere. In alcuni casi Agid non esclude di, a titolo di collaborazione, rende qualche singolo parere anche a amministrazioni locali, in passato l'abbiamo fatto. Quindi il discorso di sopra, sotto soglia, MEPA o quant'altro non ha nulla a che vedere con le pubbliche amministrazioni locali. Per quello che riguarda gli affidamenti in-house e anche le progettualità del PNRR, ne parleremo in questo seminario di oggi. Altre due domande. La prima è l'obbligo del parere, stiamo sempre parlando di pareri tecnico-economici di AGID, articolo 14 bis del CAD. È funzionale solo agli importi? Abbiamo risposto l'altra volta, lo ribadisco. L'articolo 14 bis, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, lettera F, per chi vuole andarselo a leggere, rende il parere obbligatorio per le pubbliche amministrazioni centrali, ripeto, quando l'importo lordo, quindi IVA inclusa, supera le soglie che sono definite nello stesso articolo, che sono per le procedure negoziate 1 milione di euro, per le procedure aperte o ristrette in generale per le gare 2 milioni di euro, sommando tra loro gli importi degli eventuali lotti della gara. Su questo ricordo che la volta scorsa abbiamo fatto una slide proprio sull'argomento, quindi adesso le gentili colleghe del forum si rimetteranno le slide online, le potete rivedere. La domanda successiva, che parla della sentenza, leggevo, riguarda la sentenza per il, c'è scritto PSD, ma suppongo volesse dire PSN, quindi Polo Strategico Nazionale, come bisogna comportarsi? L'altra volta sicuramente qualcuno ha scritto questa domanda perché era appena apparsa la notizia che il TAR del Lazio ha emesso una sentenza sul ricorso della gara per il Polo Strategico Nazionale, quindi era eclatante, ne parlavano tutti e quindi hanno fatto una domanda anche a noi, ancorché non siamo noi né insomma, giudici né avvocati né specialisti su questa materia, quindi del tutto esula dall'argomento di questo webinar che parla di pareri di Agid e dà consigli per il procuramento pubblico, quindi di PSN non se ne parla. Tuttavia, io volevo cogliere l'occasione per dire due cose. La prima è che su questa famosa gara per il piano per il Polo Strategico Nazionale Agid non ha reso il parere, e questo ancora una volta mi porta a dire che non possiamo rispondere non avendo reso parere, e che, come avevo puntualizzato l'altra volta, tra gli obiettivi dei pareri c'è anche il rendere le gare pubbliche, sempre in ambito ICT, più robuste, per così dire, cioè a fronte delle contestazioni e ricorsi al TAR, che comunque ci sono sempre, perché sapete meglio di me che il mercato ICT è un mercato molto competitivo in questo momento, molto molto anche battagliero, per cui quasi tutte le gare poi finiscono davanti al TAR. Ciò non toglie che noi molte indicazioni che diamo sui capitolati tecnici, sui disciplinari, su anche il testo del contratto, sono orientate
a evitare le contestazioni più comuni. Quindi noi diciamo, guarda, se scrivete in questa maniera è sicuro che qualcuno, qualche fornitore, qualche terzo vi farà ricorso. E quindi questa sorta di experience che abbiamo, di know-how che abbiamo su le contestazioni, in qualche maniera finiscono i pareri. Ora, non mi spingo a dire che se avessimo reso pareri sulla gara PSN non ci sarebbero stati problemi, questo sarebbe presuntuoso da parte nostra. Però il consiglio che do a tutti è che sì, le indicazioni che Agid dà sulla documentazione di gara normalmente sono utili e sono opportune, è opportuno che voi le seguiate, se è possibile, ovviamente restando nell'ambito della vostra responsabilità dell'amministrazione di appartenenza. Io con le domande ho finito. Ancora una volta, al termine della mia presentazione, darò la possibilità a voi ascoltatori di farne altre e magari se rimane tempo ne risponderò una o due al volo. Credo che sia più utile o significativo fare come abbiamo fatto questa volta, cioè noi meditiamo bene sulle domande arrivate, i quesiti magari li accorpiamo per argomento e poi rispondiamo in maniera meditata. La prossima volta, così abbiamo anche occasione per approfondire i quesiti, specie quelli più interessanti. È ovvio che a domande banali possiamo dare risposte immediate, ma portano poco valore aggiunto. Veniamo subito, rullo i tamburi, alla mia presentazione di oggi, che ha come titolo Rendere efficaci gli acquisti e le negoziazioni con i fornitori. Poiché io ho visto l'altra volta, lo scorso martedì, che la stragrande maggioranza di voi del pubblico in realtà è di pubbliche amministrazioni locali, per cui non ha mai chiesto un parere, ne lo chiede. Allora ho declinato questa presentazione in questa maniera, cioè sulla base dei contenuti tipici dei pareri, io ho estratto delle indicazioni che valgono comunque per tutte le amministrazioni, quindi voi altri potrete, se lo volete ovviamente, trarne giovamento, appuntarvele, confrontare con quella che è la vostra esperienza, che ovviamente è la cosa più importante. Allora, intanto, perché è utile rendere efficaci i procedimenti, di acquisto? Cosa vuol dire? Allora, ovviamente lo scopo strategico di Agid e comunque degli organismi di cui fa parte appunto il settore pubblico centrale è quello di dare alle amministrazioni la maniera migliore per svolgere il loro processo di digitalizzazione dei servizi. I servizi intendo i servizi istituzionali che tutte le pubbliche amministrazioni offrono ai cittadini e alle imprese. Normalmente, tranne rare eccezioni, pensate alla vostra realtà, tutte le amministrazioni svolgono progetti e iniziative di digitalizzazione rivolgendosi a fornitori ICT, che o andando sul mercato, quindi i fornitori ICT che sono soggetti di mercato, oppure se hanno delle proprie società informatiche in-house. Quindi perché è utile avere una corretta strategia di procurement? In letteratura si dice perché questo facilita il raggiungimento dei risultati nei tempi previsti e ovviamente porta a rispettare i budget iniziali. Come Azit aggiungiamo, perché l'esperienza ce lo dice, che se le pubbliche amministrazioni perseguono una strategia di procurement ICT corretto, ciò si traduce in vantaggi anche per i fornitori. Per esempio, perché una strategia corretta nel procurement non porta a fenomeni distorsivi del mercato, quindi facilita una corretta competizione. Come ho detto prima, diminuisce il rischio di ricorsi, che sono un dramma per le amministrazioni, ma non è che stiano bene anche ai fornitori. E in generale, un mercato sano facilita anche la crescita dell'industria ICT nazionale. Questo è un vantaggio per il sistema paese, che non è trascurabile. Quindi l'indicazione che Agid dà sui vari tavoli è questa:
la correttezza del procurement non è solo una maniera per risparmiare soldi, ma una maniera che è diciamo, un modo di operare che è utile per il sistema paese nel suo complesso. Poi ovviamente c'è l'aspetto economico, quindi il risparmio, che il contenimento dei costi si sa che fa parte dei principi di buona amministrazione pubblica, quindi sta nel DNA di enti centrali e locali dello Stato. Però è importante intendersi, cioè lo scopo non è il risparmiare in sé, perché questo magari si fa facilmente a discapito della qualità di quello che si produce, che si acquista. Non è così. Noi diciamo, è importante che gli importi spesi siano commisurati ai risultati ottenuti. Come questo si verifica lo vedremo adesso. In generale ci sono strumenti, appunto, di analisi costi-benefici che sono orientati a ottenere questo. Come ho detto prima, il contenuto di queste slide, che ovviamente non sono omnicomprensive, ci mancherebbe altro, questo è un intervento di durata limitata, ma sono orientate a distillare quello che può essere utile anche alle pubbliche stazioni, amministrazioni locali, a partire da quello che scriviamo normalmente nei pareri. Nei pareri diciamo di tutto, nel corso degli anni noi ne coaguliamo, diciamo così, delle indicazioni utili che poi, insomma, cerchiamo di veicolare nel nostro lavoro. Allora, qui chiederei alle gentili colleghe del Formez di scatenare il primo sondaggio, perché vorrei capire quanti di voi che stanno nel pubblico appartengono ad amministrazioni pubbliche che fanno uso di società in-house e quanti invece ricorrono normalmente, quante amministrazioni, perdonatemi, ricorrono normalmente al mercato tramite gare, tramite negoziazioni, quello che è. Quindi vi invito a compilare, mi taccio per qualche minuto e vi invito a compilare questo sondaggio. Vedo che cresce parecchio la barra mista, cioè di amministrazioni che a volte fanno uso di società in-house e invece altre volte ricorrono al mercato, perché conosco queste situazioni, quindi magari hanno delle società di riferimento che curano alcuni aspetti dell'informatica, su altri invece preferiscono magari usare altri strumenti. Vedo pochi di voi che invece si rivolgono totalmente all'in-house. Fino adesso 10. Lasciamo ancora qualche secondo. Dunque, le barre sono ferme, però ancora i numeri vedo abbastanza bassi, dovesse essere circa 400, quindi fino adesso vedo che hanno votato 110 persone. Vabbè, altri 10 secondi e poi dichiariamo concluso il sondaggio. Anche per non annoiarvi, chi ha già risposto, insomma. Leggo una domanda di tale Patrizia Lizzeo che dice: scusate, è la prima domanda? Sì, è il primo sondaggio che facciamo oggi, ce ne saranno altri in seguito.
Sì, ovvio, le altre domande le faremo in seguito. Questa è la prima domanda della giornata. Vabbè, direi che possiamo chiudere qui. Quindi una maggioranza del 53% ha una situazione mista, quindi usa a volte le società in-house e altre volte il mercato. Poi al secondo posto si piazzano come numerosità le amministrazioni che ricorrono al mercato e in fondo quelle che hanno società in-house. Parliamo allora, diamo delle indicazioni. A questo punto sarò rapido sulle indicazioni per chi opera in-house, perché vedo che sono pochi tra voi. E di società in-house, ovviamente non so specificare cosa sono. Il sito dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, ne elenca 167. Ovviamente non tutte operano nel settore ICT. Dagli esempi ben noti, quelli con cui normalmente lavoriamo e collaboriamo noi come Agid, sono Infocamere, Sogei, il nostro grande partner su tanti tavoli, ACE Informatica, CSTT Sistemi, Trentino Network, Lombardia Informatica e tanti altri. E io metto in questo stesso calderone altre realtà, quali i consorzi, che normalmente operano come società di questo tipo per più amministrazioni, per esempio cito CSI Piemonte, il Cineca, in ambito universitario e quant'altro. Perché quali sono i vantaggi di operare tramite una in-house? Molte amministrazioni, piuttosto che ovviamente investire in competenze tecnologiche ICT al proprio interno, preferiscono come strategia appoggiarsi su una società o controllata o comunque rientrante nel loro ambito in cui focalizzare e concentrare queste competenze tecniche, ma anche ge di gestione progettuale. Questo ovviamente dà vantaggi di tipo tecnico, ma anche vantaggi di tipo amministrativo, non peraltro, cioè, appunto, molte società in-house svolgono anche gare per conto dell'amministrazione di appartenenza e quindi tolgono questo fardello dalle amministrazioni. L'indicazione che noi diamo molto spesso alle amministrazioni che usano in-house è che però chiaramente devono stare attenti a mantenere al proprio interno tutto ciò che riguarda l'aspetto strategico, quindi le decisioni su il percorso di digitalizzazione dei servizi deve restare in capo alla pubblica amministrazione, anche perché secondo la norma le pubbliche amministrazioni, ancorché assegnino, svolgano i loro progetti tramite in-house, restano responsabili in prima persona di attuare le indicazioni del piano triennale, di seguire le norme contenute, per esempio i principi guida in essi, e nonché sono soggette al CAD, quindi il codice dell'amministrazione digitale si rivolge comunque all'amministrazione, l'amministrazione deve adempiere appunto gli adempimenti del CAD, non li può delegare se non come supporto alla propria in-house. Senza farvi esempi, queste cose sono state dette in parecchi pareri di Agid, e tra l'altro una cosa che forse non è nota è che noi a volte Agid rende pareri anche a società in-house. Capita, qui faccio un unico esempio che è quello di ACE Informatica, hanno la convenzione che regola il rapporto tra ACI, ente pubblico, e ACE Informatica, società in-house della prima, prevede che gare o progetti rilevanti che la in-house svolge per conto dell'amministrazione vengono a parere da noi, quindi sono anche tra i nostri richiedenti. Ho parlato di convenzioni perché appunto la maggior parte delle volte tra un'amministrazione pubblica e la sua società in-house esiste una convenzione, un contratto quadro dove viene regolato il servizio che la prima eroga alla seconda. E anche su queste convenzioni a volte noi rendiamo pareri, quindi la situazione la conosciamo bene. Però, come ho detto, visto che pochi tra voi usano solo in questa situazione, andrei avanti. Un altro grande tema che vorrei affrontare oggi, che in realtà è stato detto anche martedì scorso, però focalizziamo meglio, gli strumenti d'acquisto per le centrali di committenza.
più noto di tutti, la più nota di tutti tra questi centrali è Consip. Sicuramente tutti voi avete adoperato gli strumenti Consip. Sto parlando in particolare delle convenzioni e contratti quadri o dell'accordo quadro. Senza entrare nel merito, perché sicuramente tutti sapete di cosa sto parlando, vi ricordo che c'è una norma specifica, una finanziaria di 2017, vabbè, ora non vorrei sbagliarmi, ma comunque la norma dice che dopo una certa soglia, con un certo numero di eccezioni, le amministrazioni e le società pubbliche devono acquistare tramite strumenti centralizzati. Ove non lo fanno, devono motivare perché non l'hanno fatto, c'è una determinazione e quant'altro. La norma dice questo, però questo è un seminario tecnico. Non vorrei entrare nel merito della norma, anche perché non è il lavoro di Agid. Agid però dice sempre che c'è un vantaggio, cioè la ragione di andare a usare gli strumenti di acquisto centralizzati non è perché, ah, così sto a posto con le norme. Ok, il principio va bene. Ma conviene tecnicamente, gli strumenti di acquisto centralizzati, ricordo, Consip, ma quant'altro, derivano da un lungo processo anche di affinamento che li rende particolarmente efficaci. Inoltre, perché sono diretti alla PA nel suo complesso, possono godere di una massa di manovra che gli consente di avere prezzi molto vantaggiosi. E poi favoriscono sinergie, favoriscono l'omogeneizzazione di beni e servizi oggetto di acquisizione. Si sfruttano buone prassi, si valorizzano le esperienze. Insomma, è estremamente conveniente per le amministrazioni dal punto di vista tecnico-economico, non perché lo dice la norma, non solo perché lo dice la norma, acquisire tramite strumenti centralizzati. E di fatto, ogni volta che un'amministrazione ci chiede un parere, la prima cosa che gli chiediamo è: perché non stai usando per acquisire questo servizio, per fare questa iniziativa, una convenzione Consip, per dire? E noi verifichiamo la motivazione. Viceversa, come forse non è noto, chi, pubblica amministrazione centrale, usa, acquista in convenzione o accordo quadro Consip, non ha bisogno di venire a parere, perché si suppone che questi strumenti siano già stati validati o comunque garantiti, coerenti con la strategia di informatica pubblica che Agid verifica ogni volta. Scusate, ecco qua. Allora, questa è una slide molto densa. Spero che sia poco chiara. Nel senso, volevo rappresentare il fatto che molte amministrazioni, ce ne rendiamo conto dei pareri, si trovano davanti a una situazione parecchio ingarbugliata e caotica quando si trovano ad acquisire servizi e beni informatici sul mercato. Perché? Perché le modalità di remunerazione di beni e servizi sono quasi infinite. Per quanto riguarda che non so, hardware, può essere acquistato, può essere noleggiato, ci sono strumenti, contratti di fleet management, cioè, tanti tipi, c'è ovviamente tutto il discorso del cloud, le varie IaaS, PaaS, eccetera. I software, i prodotti software che le amministrazioni comprano possono essere acquistati tramite licenza, possono essere stipulati dei contratti, grossi contenitori, i cosiddetti enterprise agreement, che dove non c'è la singola licenza, ma sulla base della dimensione complessiva di un'amministrazione si individua un canone annuo. Idem per i servizi come manutenzione, può essere previsto un canone, può essere prevista una voce di stilo particolare. Parlando di servizi, le pubbliche amministrazioni possono vedere che i fornitori praticano pagamenti a corpo, e ci sono contratti in cui si prevede pagamento a misura per, ad esempio, l'esempio classico, il servizio di sviluppo software può essere pagato a misura, quindi tipicamente secondo la metrica, quale il punto funzione. IFPUG, oppure può essere pagato ancora una volta a giornata persona e quant'altro. L'argomento è estremamente ampio e variegato, meriterebbe un seminario apposito,
L'indicazione è che Agid nei pareri spesso dice all'amministrazione: guarda, nel tuo caso ti conviene usare questa modalità di pagamento piuttosto che un'altra. Ovviamente dipende da caso a caso. Ci sono alcune situazioni comuni, per dirne una, appunto, la grossa amministrazione centrale che deve acquisire un prodotto software che lo deve dare a tutti i suoi utenti interni, quindi stiamo parlando di grossi volumi, è una follia che se li acquisti a singola licenza software. Stipulerà un contratto tipo Enterprise Agreement, come lo offrono IBM, come lo offre Microsoft, Oracle, SAP, SAS o quant'altro. Noi, come forse l'ho già citato prima, su alcune di queste modalità specifiche di pagamento abbiamo pubblicato in passato delle linee guida, degli approfondimenti che io vi invito ovviamente a scaricare. Il discorso delle linee guida di Agid è un po' delicato perché purtroppo, come ovvio, qualsiasi linea guida è poi soggetta a aggiornamenti. Quindi se voi vi siete scaricati magari 5, 6, 7 anni fa una linea di guida di Agid, non è detto che sia ancora allineata all'evoluzione e allo status quo, dovreste vedere se c'è una nuova edizione. Quindi guardate ogni tanto anche il sito di Agid, non andate a vedere magari su siti generalisti oppure siti Mirror dove ci sono delle linee guida sulla qualità che non abbiamo fatto 10 anni fa. Potreste anche trovare qualcosa che è obsoleto, ovviamente. Parliamo sempre di come rendere corretto ed efficace la negoziazione con il fornitore. Noi molto spesso nei pareri ci troviamo a esaminare, a valutare acquisizioni da parte di pubbliche amministrazioni centrali dove ci viene mandata l'offerta del fornitore affinché la esaminiamo ed è ermetica, se vogliamo essere gentili, cioè non riportano nemmeno l'oggetto dell'acquisto. E noi diciamo, guarda, la buona prassi ed è opportuno che voi vi fate rifare un'offerta chiara in cui ci sono i codici prodotto in modo che è ben definito esattamente cosa vi acquistate e anche l'importo che vi viene chiesto venga dettagliato. Vengono fatti riferimenti al listino se esiste o comunque venga splittato sulle varie voci di fornitura in modo che sia possibile anche non solo un fatto trasparenza minima, ma anche un confronto con altre possibili situazioni, quindi andare a vedere se le condizioni che vengono offerte dal fornitore in quel determinato contratto sono migliori, allineate, peggiori di altre. Se l'offerta è oscura e c'è solo un prezzo finale, non si può fare. Vorrei puntualizzare perché questo è un qualcosa che notiamo spesso. Non è che questa richiesta noi la facciamo perché altrimenti noi come Agit non siamo in grado di valutare. È una buona prassi che è a favore delle amministrazioni. Perché ci è capitato amministrazioni che dicono: ah, vabbè, sì, ho capito, ma che è un appesantimento burocratico e adesso devo tornare al mio fornitore a farmi fare un'offerta dettagliata. E non è approfondimento burocratico, è una tutela per te, amministrazione. Quindi noi a volte facciamo anche un po' e voi tra virgolette diamo bacchettate perché sono buone prassi che poi nel corso degli anni si sono dimostrate assolutamente basilari per gli enti con cui collaboriamo. Quindi ripeto, deve essere in ogni offerta del fornitore riportato puntatore a listini se esistono, esplicitato quali sono gli eventuali sconti a fronte dei volumi e in modo che ci sia possibilità anche di paragonare con altre offerte similari. Devono essere soprattutto esplicitati, questo lo diciamo molto spesso nei pareri, le componenti opzionali. Se il contratto prevede uno o più prodotti opzionali, l'offerta deve esplicitare nello su bianco quanto costeranno, anche in termini di costi connessi. Tipicamente, se, esempio classico, in un contratto per l'acquisto di licenze di prodotti software deve essere esplicitato quanto poi su queste licenze si pagherà in termini di manutenzione. Altrimenti, classica situazione,
Sembra che l'offerta sia molto vantaggiosa perché lo sconto iniziale è alto, dopodiché sul canone di manutenzione arrivano mazzate, lasciatemelo dire. Ah, e qui andiamo all'argomento che avevo anticipato. Noi molto spesso, ma sin da quando eravamo ai PAC NIPA, facevamo, proponevamo gli studi fattibilità e quant'altro, abbiamo sempre raccomandato all'amministrazione ogni volta che progettano un'acquisizione ai siti di valutare attraverso strumenti come l'analisi costi-benefici. L'analisi costi-benefici è uno strumento di enorme utilità sia per scegliere le alternative più adeguate alle esigenze dell'amministrazione, sia per quello che dicevo prima, verificare ma anche dimostrare a fronte di possibili richieste di chiarimenti, parliamo di corte dei conti o quant'altro, che la spesa, l'investimento che un'amministrazione ha fatto è commisurata al risultato che ha ottenuto. Ovviamente non è sempre agevole fare un'analisi di questo genere, esistono anche aziende di consulenza che possono aiutare l'amministrazione a farlo, a volte è lo stesso fornitore che all'interno di una negoziazione può aiutare l'amministrazione a farlo, ancorché quest'ultima ne resti responsabile. Noi, come buona prassi, continuiamo a ripetere, è opportuno che voi amministrazioni facciate uno studio di fattibilità, ovviamente in iniziative di un certo rilievo, perché anche lo studio di fattibilità costa. E quindi per acquistare, per dire, un server o un paio di PC, non si può spendere un'analisi, investire in un'analisi di costo similare, deve essere commisurato all'investimento. Ovviamente qui non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio, abbiamo scritto e suggerito tecniche di questo tipo e ogni volta le verifichiamo appunto nei pareri. Un'altra analisi che molto spesso raccomandiamo all'amministrazione, soprattutto in progetti pluriennali, è l'analisi TCO, Total Cost of Ownership, dove, a differenza di quelle prima, l'analisi è di tipo continuativo del tempo, quindi si sceglie, si definisce una finestra temporale di osservazione che potrebbe ad esempio essere la durata del contratto piuttosto che il ciclo di vita del progetto e si vede tutte quelle che sono le spese in questa finestra temporale, quello rappresenta il costo complessivo di ownership, quindi di proprietà di questa realizzazione. Ed è anche questa utile per verificare tra le alternative di mercato che magari ci sono state offerte all'amministrazione, quella che è più conveniente in generale, in assoluto, complessivamente, non magari come costo iniziale una tantum. Una delle grosse battaglie di Agid da tanto tempo è quella contro i famosi lock-in tecnologici. Spesso ci capita di vedere contratti in cui un'amministrazione acquista un bene o un servizio da uno specifico fornitore e dice non posso andare in gara perché c'è una dichiarazione di unicità del bene, c'è cioè privativa industriale e quant'altro. Per carità, queste situazioni esistono, fisiologicamente può capitare, molto spesso introducono il rischio di un lock-in tecnologico. L'amministrazione poi diventa in qualche maniera dipendente da quella tecnologia non è aperta, per cui solo il fornitore ci può mettere le mani e questo in passato e anche recentemente ha provocato problemi. Nei pareri Agita molto spesso ha evidenziato i rischi. Una delle, diciamo, delle anomalie più classiche è quella dei grossi contratti omnicomprensivi in cui con la scusa che un certo prodotto può essere venduto dal fornitore X, questo fornitore vende il prodotto, vende la sua manutenzione, e fin lì forse ci può anche stare, vende i servizi di consulenza e vende i servizi di gestione, quindi conduzione e quant'altro. Cioè, no, non va bene. Tutto ciò che è possibile andare a gara deve andare a gara. Quindi questo estendersi di un diritto di privativa è esattamente quello che noi chiamiamo lock-in tecnologico e che il piano triennale raccomanda di eliminare il più possibile. Molto spesso viene detto, si associa questo tema al tema del software open source, il che non è sempre
la stessa cosa. Anzi, ogni volta che viene propagandato a questo software e a codice aperto, per cui non c'è rischio di lock-in, no, perché magari poi si scopre che invece librerie sottostanti piuttosto che la piattaforma sottostante in realtà è proprietaria e quindi si porta dietro un rischio di comunque blocco e quindi impossibilità di cambiare tecnologia in sito e anche nascosto. La regola generale è questa: il mercato ICT è un mercato in Italia, ma anche all'estero, molto dinamico, molto fluido, diciamo così. Un fornitore può essere accorpato, può essere acquistato da un altro fornitore, può anche fallire. Le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo istituzionale, devono continuare a erogare servizi e non si possono permettere di linkare, locare il servizio erogato verso cittadini e imprese a una specifica tecnologia. Se un fornitore fallisce, l'amministrazione deve essere in grado di andare avanti. Questo è il vero rischio ed è la vera raccomandazione. Vediamo se andiamo avanti. Ok. Di questo avevo parlato anche l'altra volta. Un grande punto di attenzione nei pareri di Agid, soprattutto nelle trattative, nelle negoziazioni dirette, sono i livelli di servizio, Service Level Agreement e le penali connesse. E io ho cercato di estrarre dal nostro, chiamiamolo, non so, thesaurus, come vogliamo chiamarlo, massimario dei pareri, quelle che sono le indicazioni più comuni. Per esempio, noi diciamo sempre, se un contratto, un'iniziativa prevede l'acquisizione di N servizi, uno, due, tre servizi, devi dichiararmi un livello di servizio probabilmente per ognuno di questi, o perlomeno per tutti quelli per cui è fondamentale avere un livello minimo di qualità. Allo stesso tempo, il rovescio della medaglia, bisogna che le amministrazioni non siano troppo prolifiche in termini di SLA penali, perché poi un contratto troppo complesso diventa ingestibile. E controllare il rispetto delle soglie minime di qualità e applicare le penali è un lavoro, ci vuole un impegno, ci vuole una spesa che deve essere commisurata a un contratto. Se un contratto cuba, che ne so, 1 milione, non si può spendere mezzo milione per andare a verificare i livelli di qualità e applicare le penali, non ha senso. E un consiglio che diamo spesso è chiarezza, evitare le ambiguità delle formule per le soglie o le penali, perché devono essere chiare, devono essere facilmente applicabili, non devono prestare il fianco a contestazioni. Un'altra cosa importante è che bisogna ricordarsi che lo scopo del contratto è ottenere un obiettivo, non è applicare le penali. Quindi l'applicazione dei penali è un'anomalia che va evitata. La penale è qualcosa che serve per il raggiungimento degli obiettivi, ma non dovrebbe essere mai applicata. Se viene applicata è segno che qualcosa non va, evidentemente. Come alternativa, noi spesso diciamo, siccome lo strumento delle penali è qualcosa che rappresenta, come dicevamo, un'anomalia, spesso diciamo affiancate meccanismi premianti per il fornitore, perché le penali vengono intese a volte come strumenti punitivi e quindi portano a un inasprimento dei rapporti. Invece in molti contratti noi li vediamo, ne abbiamo già visti e li raccomandiamo quando non li vediamo. Ci sono strumenti che per esempio sospendono il pagamento di parte della remunerazione al raggiungimento di obiettivi. Attenzione, non necessariamente obiettivi tecnici, perché se no sarebbe abbastanza simile alla penale, ma anche a obiettivi istituzionali. Se un'amministrazione deve realizzare un progetto che lo porta a, per esempio, a gestire meglio i cittadini, ha degli indicatori di risultato legati alla soddisfazione dei cittadini, per dire, può legare parte della remunerazione a questo risultato. Il fornitore in questa maniera viene motivato e, diciamo, portato, incentivato a raggiungere l'obiettivo che è proprio dell'amministrazione, non un obiettivo tecnico. In questo è il valore aggiunto e può rendere molto utile e quindi efficace questo modo di operare.
Come si dice, è uno strumento win-win, quindi può essere a vantaggio dell'amministrazione ma anche del fornitore. Vedo che il mio tempo sta cominciando a scadere, quindi può ad accelerare un po'. Un'altra indicazione è che le amministrazioni non dovrebbero subire le politiche commerciali dei fornitori. Si devono rendere conto le amministrazioni che sono dei clienti per la loro dimensione, per la loro natura istituzionale, molto importante. Nel corso delle pareti ci è capitato in passato di sentire un responsabile di pubblici che dicono: ma il fornitore ci fa queste condizioni, no, non possiamo fare niente, ci ha imposto questo. No, noi diciamo sempre: un fornitore privato che si lascia scappare o che non chiude in contatto con una grossa, un grosso ente pubblico verrà immediatamente licenziato. Cioè, i commerciali dei fornitori sanno benissimo che l'importante è assicurarsi il cliente pubblico. La cosa strana è che molte amministrazioni non si rendono conto della loro rilevanza negoziale. Bisogna che invece ne tengano conto. Noi diamo indicazioni anche di tipo pragmatico per ottenere questo, ancorché non ci sediamo mai, ovviamente, a un tavolo di trattativa tra un'amministrazione e il suo fornitore, ovviamente. L'unico suggerimento molto utile, l'ho scritto in questa slide, ve la leggete poi con attenzione, è la famosa clausola best customer. La vediamo ormai abbastanza frequentemente in situazioni in cui soprattutto il fornitore è un monopolista. E allora dice: io mi impegno contrattualmente a offrire a te, cliente, la migliore condizione possibile sul mercato. Se tu in futuro ti rendi conto, tu cliente, che non ho detto il vero, sei autorizzato anche a rescindere il contratto e a ottenere un risarcimento. Questa cosa è molto utile e tutela le PA quando appunto il fornitore è unico e quindi è difficile anche capire come si comporta con altri, questo in qualche maniera ti blinda. Ci sono altri suggerimenti, però ripeto, questo mi sento di darlo. Per quanto riguarda la sicurezza del procurement, ogni volta che un'amministrazione pubblica va sul mercato per acquisire beni e servizi, potrebbe introdurre rischi potenziali nella gestione del proprio patrimonio informativo. Le misure di sicurezza che ha messo in piedi potrebbero anche essere qualificate. Quindi, ogni volta che si scrive una gara, si stipula un contratto, bisogna fare attenzione a questi aspetti. In vari anni noi nei pareti abbiamo dato indicazioni, poi abbiamo deciso di, come Agid, di realizzare un'apposita linea guida. La linea guida si chiama appunto Sicurezza nel Procurement ICT. La trovate all'indirizzo che sta in questa slide. Ed è abbastanza recente, quindi è assolutamente non obsoleta e raccoglie una serie di indicazioni anche operative, sotto forma anche di tabelle, di checkbox, che le amministrazioni devono assolutamente tener conto, di cui devono tener conto quando gestiscono dati di interesse o comunque hanno problematiche di sicurezza. Andiamo avanti veloce. Questa è una slide di cui veramente dirò due parole. Esistono, vabbè, adesso l'ultima novità sono i famosi appalti innovativi, quali possono essere per esempio forme di dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione e quant'altro. Sono strumenti, sono anche recenti dal punto di vista normativo, prevedo che l'amministrazione esprima il proprio fabbisogno in termini funzionali e lascia all'operatore del mercato una proposta di proprie soluzioni. Ovviamente io so, peraltro, che anche con i colleghi del Formez abbiamo fatto un webinar proprio sull'argomento, quindi non sto a dilungarmi. Voglio solo dire che ultimamente abbiamo iniziato anche a rendere pareri su questi tipi di appalti. Quindi il parere che prima era solo su gare o negoziazioni dirette tradizionali, adesso si allarga ed ha come oggetto affronta anche gli appalti innovativi. Ne è citato uno in particolare, il Ministero della Giustizia, su cui recentemente abbiamo appunto reso un parere. Allora, io lancerei, questo è l'ultimo sondaggio del mio blocco. E siccome sono dovuto andare anche abbastanza di corsa, mi aspetto che alcune cose le vorrete approfondire la volta scorsa, vi chiedo cortesemente, indicatemi quale, in modo che io martedì prossimo posso magari ritornare su uno di questi argomenti.
Lascio sempre qualche secondo, ovviamente, però già vi rassicuro dicendo che ho finito le mie slide, quindi mi raccolgo questi risultati e lascio la parola al collega. Abbiamo già un vincitore netto, che sarebbero gli strumenti di acquisto centralizzati, va bene, ne tengo conto. Sì, peraltro appunto è già previsto che il prossimo webinar, il prossimo modulo, quello di martedì prossimo, si focalizzi proprio sugli accordi quadro di Consip. Quindi ci sta, si sposa meravigliosamente con le vostre risposte. Però do qualche altro secondo se qualcuno non ha ancora cliccato. Ok, vedo altri 15 clic sulle analisi TCO. Ok, perfetto. E poi la sicurezza del procurement, mi immaginavo infatti che voleste di più perché ho detto due parole in croce, quindi ci sta che voleste saperne di più. Vabbè, direi che va bene così, non ci schiodiamo molto da queste percentuali. Il 50% è sugli strumenti di acquisto centralizzati, poi in seconda posizione le analisi SEO e la sicurezza del procurement. Direi che possiamo chiudere anche questo sondaggio. Ma niente, io ho finito e vedo che sono arrivate diverse risposte, però le vedo estremamente verbose. Diciamo che me le leggo durante l'intervento del collega e poi vediamo se possiamo rispondere alla fine oppure, come abbiamo Sono fatto tutte oggi, raccolte. ci riserviamo per dare una risposta alla prossima volta. Perfetto, grazie Lascio la parola mille. al Grazie per collega l'intervento Massimo. molto corposo e interessante. E, Grazie, grazie. prima di tornare, diciamo, alla relazione di Fabio Massimi, voleva rispondere a una delle domande iniziali che era arrivata di Gianfranco Cocchieri, che dice: il webinar non riprende da quanto non concluso la scorsa settimana la relazione illustrativa? A lei Gianfranco Cocchieri per la risposta e buona comunicazione. Sì, buon pomeriggio a tutti. E sì, diciamo, volevo rispondere a questa domanda in introduzione proprio perché, dato che abbiamo visto che molti di voi provengono da pubbliche amministrazioni locali e quindi non sono coinvolti direttamente nella procedura di richiesta di parere, abbiamo pensato di declinare comunque i casi pratici non sulla struttura della relazione illustrativa, ma sulla documentazione di gara e in particolare sul capitolato tecnico. Quindi tutti i punti che toccheremo nella presentazione di oggi, che illustrerò nella presentazione, di fatto sono dei punti che vengono analizzati da Agid qualora la vostra amministrazione richieda il parere. Anzi, diciamo che l'indice della presentazione proprio deriva dall'esperienza fatta da Agid con il servizio pareri. Quindi introduciamo appunto il mio intervento. Rendere efficace il capitolato di gara come? Naturalmente questo, diciamo, si accompagna a quanto detto da Francesco nel suo intervento. Un capitolato ben fatto, ma così come tutta la documentazione di gara, aiuta l'amministrazione a garantire una procedura di gara equa, trasparente, concorrenziale e soprattutto riducendo il rischio di controversie e contenziosi, perché come ben sappiamo purtroppo il rischio contenzioso è dietro l'angolo. Quindi l'attività che fa Agid nell'ambito del servizio parere è quella di andare a consolidare
dare un'occasione alle amministrazioni di riflettere, di approfondire i razionali che stanno dietro le scelte che sono in qualche modo codificate all'interno della documentazione di gara e quindi rafforzare e rendere più robusto l'acquisto. Abbiamo un elenco di punti, come avete visto anche dallo scorso webinar, ma anche dall'intervento di Francesco, probabilmente tutti i punti di attenzione che tratteremo meriterebbero una dissertazione a sé stante, perché sono punti molto spesso controversi, che hanno dietro un'esperienza anche molto importante e cercherò di dare degli spunti, dei punti di riflessione e considerate che proprio i consigli che illustrerò sono tratti dall'esperienza dei pareri. Quindi noi nell'ambito del parere AGID va a valutare proprio questi aspetti, gli aspetti per i quali oggi forniremo qualche soluzione. Naturalmente, vedrete che questo indice di argomenti è collegato, ha una relazione molto stretta con l'indice sia della relazione illustrativa sia dei pareri AGID per i colleghi che avranno l'onere di istruire una richiesta di parere. In ogni caso, affronteremo il contesto e gli obiettivi dell'iniziativa, la suddivisione in lotti, il riuso, i livelli minimi di sicurezza. Questi, li salterò perché naturalmente Francesco già, è stato oggetto già del suo intervento, quindi probabilmente questa è una di quelle slide che vi risparmierò. La definizione dei requisiti, questo è molto importante, il ciclo di sviluppo, la determinazione della base d'asta e i criteri di aggiudicazione. Già leggendo le domande che scorrono qui nella chat, vedo che nel mio intervento probabilmente darò la risposta ad alcune domande che sono state fatte, in particolare per quanto riguarda la gestione delle attività di sviluppo e MEV, perché poi vedremo che ci sono molte metodologie che vengono applicate, ma gestire una fornitura di sviluppo e MEV non è banale, perché naturalmente la qualità del software, del codice si riverbera poi sul costo e sull'attività magari del fornitore che deve subentrare nella gestione di un'applicazione. Quindi dopo cercherò di dare qualche consiglio su come gestire questi passaggi. Il contesto, questa contesto obiettivo è la prima parte anche della nostra relazione illustrativa che abbiamo visto la settimana scorsa. Allora, chiarire il contesto normativo, organizzativo e tecnico non è un esercizio che viene fatto nel caso del parere per accontentare in qualche modo essere adempienti agli obblighi verso AGID, ma è un'occasione per l'amministrazione per andare a indagare, a esplicitare gli aspetti del contesto in cui l'amministrazione sta portando avanti l'iniziativa. E quindi molto spesso, e questo non lo vediamo nell'ambito dei pareri, far riflettere l'amministrazione su questi tre aspetti fa sì ha un impatto un po' sulla documentazione di gara e naturalmente sull'iniziativa. Fondamentali sono le norme che regolano i procedimenti dell'amministrazione che sono oggetto dell'iniziativa, naturalmente la struttura organizzativa coinvolta, se è una struttura organizzativa più o meno centralizzata piuttosto che frammentata sul territorio, l'infrastruttura tecnologica, che naturalmente è un fattore determinante per poi andare a definire anche i requisiti che devono essere soddisfatti dall'acquisto. Gli obiettivi, quindi risultati attesi e indicatori di risultato, sono importanti perché poi sono le spie che ci consentono di capire se effettivamente abbiamo colto nel segno e abbiamo risultati reali o sugli utenti interni, quindi sui nostri funzionari che lavorano alle procedure, o sui cittadini o le imprese che accedono alla procedura alle procedure come utenti. Infine, lo studio di fattibilità, che come diceva Francesco, per determinate iniziative è fortemente consigliato. Perché? Perché magari il costo, naturalmente lo studio di fattibilità non è gratuito, anzi è un impegno a volte molto rilevante. Lo studio di fattibilità comunque in ogni caso diminuisce l'incertezza dell'iniziativa, quindi costituisce un punto fondamentale. Noi molto spesso nei pareri andiamo a verificare se c'è uno studio di fattibilità, perché lo studio di fattibilità dà sicuramente un aspetto di concretezza e di robustezza a tutta l'iniziativa. Veniamo alla suddivisione in lotti.
Allora, i lotti di questo è letteratura, diciamo, hanno una diversa classificazione. Naturalmente possono essere definiti per componenti, e naturalmente la suddivisione, quella più banale, è quella hardware, software o servizi. Possono essere definiti lotti orizzontali, ovvero sia per dimensione, e in questo caso, magari questo può essere il caso di un'amministrazione che deve appaltare un servizio molto consistente e che quindi decide di suddividere questa fornitura in più lotti per diminuire il rischio, e magari un rischio che potrebbe provenire appunto da problemi sulla supply chain. Naturalmente, se ho un solo fornitore per un determinato servizio, è logico che diciamo, diventa molto più rischioso che avere diversi fornitori. Lotti verticali, ovvero sia, sempre facendo un esempio riguardante le applicazioni, possa aver bisogno di un expertise preciso, specifico su ad esempio ERP piuttosto che su business intelligence, piuttosto che su gestione documentale. Quindi ha senso fare dei lotti, definire dei lotti che sono verticali per specializzazione dell'applicazione. Naturalmente lotti geografici che magari riguardano l'erogazione di servizi in aree geografiche differenti. È importante andare qualora si scelga di definire, di fare una fornitura con più lotti, vedere i confini, andare a definire quali sono i confini di ciascun lotto e fare in modo che non ci siano dipendenze tra i lotti. Quindi non mettere ad esempio lotti in cascata, perché ciò vuol dire che l'amministrazione in qualche modo può perdere il controllo della fornitura. Quindi molto importante che i lotti siano dei lotti indipendenti. Naturalmente, diciamo, i vantaggi in qualche modo li ho già accennati riguardo il rischio di un'eccessiva concentrazione degli affidamenti. L'altro motivo per cui magari invece di fare più affidamenti si decide di fare una gara multilotto è quello di voler mantenere il controllo su determinati aspetti della fornitura. Ad esempio, un'amministrazione che ha adottato un approccio allo sviluppo e alla gestione del codice che vuole che sia omogeneo per tutte le forniture, magari fa una gara per servizi di sviluppo applicativo e MEV, ma in qualche modo frazionandola, dividendola in lotti, riesce a mantenere il controllo sulle modalità con cui questo servizio viene erogato, e su come viene fatta la progettazione, su come viene gestito il codice, e magari applica un sistema di qualità sul codice omogeneo per tutti i lotti. Specificare l'oggetto, anche questo è un punto fondamentale del capitolato tecnico. Naturalmente i componenti dell'iniziativa è importante andarli a esplicitare e splittare, e questo aiuta sicuramente il fornitore in fase di presentazione d'offerta, ma aiuta anche l'amministrazione per andare a vedere quali sono le effettive componenti dell'acquisto che sta mettendo a gara. E quindi questo consente di evitare ambiguità in fase di valutazione delle offerte. Naturalmente è importante, sui requisiti ci fermeremo fra diciamo, un paio di slide, definire i requisiti in termini di esigenze e non in termini di soluzione tecnica. Questo è uno dei principi fondamentali, diciamo, anche dell'ingegneria del software. Questo perché? Perché naturalmente dobbiamo fare in modo che ci sia in qualche modo un principio di neutralità tecnologica, cioè andiamo a definire qual è il nostro fabbisogno e non andiamo a definire come deve essere fatto. Il come deve essere fatto in realtà entra in un secondo livello, quello che noi chiamiamo requisiti non funzionali, e su cui, diciamo, c'è un mare molto grande c'è un grande dibattito e metodologie diverse che possono essere applicate per andare a definire il come una certa attività deve essere fatta. Però il punto fondamentale dell'oggetto è andare a esplicitare l'esigenza delle amministrazioni. Ci sono due consigli che sono abbastanza semplici, e che noi, diciamo, su questi due aspetti di fatto molto spesso basiamo
la prima parte dell'istruttoria, ovvero sia l'amministrazione che va a acquistare un bene o un servizio, come primo elemento deve andare a utilizzare, deve applicare le linee guida AGID e possibilmente norme tecniche e standard riconosciuti. Questo facilita, naturalmente dà una garanzia sicuramente all'amministrazione in fase di acquisto e facilita i fornitori perché i fornitori sanno a cosa devono rendere conforme il proprio servizio. Stessa cosa per i principi del piano triennale. Diciamo, parte del parere si appoggia proprio sulla conformità ai principi del piano triennale, quindi acquisire servizi di migrazione al cloud piuttosto che servizi di gestione documentale. Quando questi servizi vengono descritti nella parte dell'oggetto, è buona prassi fare riferimento alle linee guida AGID e alle indicazioni del piano triennale. Molto spesso, purtroppo, notiamo invece che in questa fase manca proprio la parte di compliance, diciamo a livello più alto, manca nelle proposte che ci vengono fatte. Quindi, diciamo, un punto d'attenzione che poi è anche abbastanza semplice da rispettare, perché poi sia il piano triennale sia le linee guida AGID sono pubblicate sul nostro sito e quindi, diciamo, sono un primo confronto per l'amministrazione quando deve istruire un'iniziativa di acquisto di beni e servizi ICT. Riuso applicativo. Come ben sapete, l'articolo 68 del CAD prevede che le amministrazioni prime ad acquisire beni e servizi ICT facciano un'analisi comparativa delle soluzioni e in questa analisi comparativa viene data priorità al riuso di codice sviluppato dalla pubblica amministrazione e in secondo luogo all'utilizzo di codice aperto. Naturalmente, il riuso diciamo, è anche questo può essere definito come una caratteristica di qualità del codice, quindi a sua volta l'amministrazione quando sviluppa codice ad hoc deve esplicitare il requisito di riusabilità del codice sviluppato, altrimenti ci si ritrova nella situazione che del collega o collega che ha fatto la domanda in chat, ovvero sia il codice poi che è stato prodotto è riusabile sì o no? Qual è il costo del riuso? Ecco, in primo luogo bisogna dare delle indicazioni a monte, ovvero sia quando sviluppiamo il codice ad hoc rendiamolo riusabile e questo fa sì, per esempio, si possono dare degli SLA sulla documentazione del codice, ci sono diverse misure che possono essere adottate per far sì appunto che il codice sia riusabile già nel momento in cui viene prodotto per la prima volta. Un'altra prassi che può essere interessante è quella, naturalmente, l'analisi comparativa delle soluzioni, anche questa non è gratuita, quindi occorre andare a fare uno scouting dell'esistente, quindi vedere sia sul sito Developers Italia quali sono le soluzioni esistenti, per quelle che sono poste a riuso in codice aperto, oppure andare a vedere soluzioni in codice aperto che non sono, diciamo, della pubblica amministrazione, ma esistono sul mercato. Quindi abbiamo visto che una buona prassi può essere anche quella di affidare questo servizio di analisi comparativa al fornitore stesso, che prima di fare un intervento presenta una relazione nella quale dimostra che quel codice proviene da riuso oppure proviene da codice aperto. Naturalmente, l'articolo 68 del CAD dà la responsabilità all'amministrazione, ciò vuol dire che le amministrazioni devono avere comunque le competenze e gli strumenti per poi andare a verificare anche l'analisi che è fatta dal fornitore e in qualche modo approvarla. Naturalmente, come cablare il principio del riuso all'interno delle nostre forniture di servizi di sviluppo? Questo può essere fatto prevedendo un indicatore sul riuso applicativo. Ad esempio, può essere in alcuni casi abbiamo consigliato all'amministrazione di inserire nel contratto il rapporto tra il numero di interventi che hanno sfruttato il riuso e il totale di interventi di sviluppo. Naturalmente questo, siccome molto spesso avviene come primo approccio o comunque partendo da una situazione in cui non si è fatto un grosso riuso in precedenza e quindi non c'è diciamo, la
l'attenzione al riuso, è un indicatore che può avere delle soglie che poi progressivamente vengono incrementate, che fa sì, è una sorta di accompagnamento all'introduzione del riuso nei processi dell'amministrazione. Naturalmente un altro elemento importante può essere quello di andare a conteggiare i function point collaudati al netto del riuso e quindi andare a remunerare in modo differente i function point sviluppati, diciamo, ex novo da quelli che sono soggetti che provengono dal riuso di codice già esistente. Naturalmente questo è un possibile approccio, come dicevo, naturalmente ogni situazione può avere delle indicazioni a sé stante, però magari questo è un esempio su come approcciare il tema. Sulla classificazione dei requisiti cercherò di andare in modo spedito. Come diceva Francesco prima, poco fa, l'AGID negli anni ha prodotto una quantità di documenti anche rilevanti che riguardano la qualità dei beni e dell'acquisto, diciamo, in qualità dei beni e servizi ICT. In queste due slide faccio riferimento alla guida tecnica all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni, che è un documento abbastanza recente e che fa un'analisi delle metodologie esistenti sul mercato per la classificazione dei requisiti, perché uno degli aspetti più critici di una fornitura, soprattutto quando parliamo di sviluppo applicativo e MEV, è quella di andare a definire i requisiti della nostra applicazione. Quindi, naturalmente, principio cardine, attenzione ai requisiti ambigui o impliciti. Quindi, le metodologie esistenti consentono di andare a esplicitare anche i requisiti di cui noi non ci accorgiamo e che magari non consideriamo, perché magari ci fermiamo semplicemente a vedere la nostra applicazione sulla base dei requisiti funzionali lato utente. Ho riportato due definizioni prese, diciamo, in letteratura. Come requisiti funzionali noi consideriamo la funzione che un software deve eseguire, il risultato che un software deve produrre. Okay? Questa, diciamo, è la punta dell'iceberg, perché sicuramente questi requisiti, i requisiti funzionali vanno esplicitati, ma poi ci sono tutta una serie di requisiti che vedete in questo albero rappresentato nella slide, che vanno a influenzare in modo importante, ad esempio, la definizione della base d'asta del nostro acquisto. Sono importanti i requisiti e i vincoli di progetto, quindi andare a capire quali sono i vincoli in termini di tempi, di costi, rischi, anche di tipo organizzativo, ovvero sia io faccio un bellissimo progetto, ma magari la mia organizzazione non è in grado di recepirlo e quindi mi troverò poi in difficoltà. E quindi questa analisi consente appunto di andare a ben definire la nostra iniziativa e a definire poi il costo di quello che devo andare a comprare in realtà. Importanti sono naturalmente i requisiti di qualità. È stata fatta un grande lavoro di standardizzazione su questo aspetto. In particolare cito le norme ISO 25000, che vengono chiamate appunto con l'acronimo di SQUARE, che vanno appunto consentono all'amministrazione di andare a definire i requisiti di qualità delle nostre applicazioni. Naturalmente c'è i requisiti di sistema e di ambiente e i requisiti tecnici. Quindi sono queste le cinque tipologie di requisiti che devo andare a valutare quando vado a definire, ad esempio, una base d'asta. Quindi non fermiamoci all'iceberg, alla punta dell'iceberg dei requisiti funzionali, ma andiamo, diciamo, nella definizione dei requisiti, cerchiamo di andare più, la raccomandazione è di andare più a fondo. Naturalmente, fondamentale è la rappresentazione dei requisiti e quindi, per quanto possibile, andare a definire formalismi standard. Qui ho citato tre dimensioni: requisiti, processi, casi d'uso, che, diciamo, sono nella parte alta del ciclo di sviluppo, ovvero sia diciamo, è la parte che va a definire i requisiti utente e i requisiti che l'amministrazione utilizza e su cui vuole che il fornitore
proponga un'offerta. È fondamentale quindi utilizzare una modalità strutturata, chiara, per rappresentare questi requisiti, perché quando la documentazione è ben scritta, i requisiti e naturalmente il lavoro di utilizzo di questi formalismi consente a sua volta all'amministrazione di chiarire le proprie idee, oltre che a avere come prodotto un documento che poi facilita il fornitore nella definizione dell'offerta. Allo stesso modo, modelli di sviluppo in MEV, gli approcci possono essere diversi, ovvero sia l'amministrazione può delegare completamente al fornitore il modello di sviluppo. Ci sono amministrazioni, soprattutto quelle grandi, centrali, su cui Agid esprime parere, che magari vogliono mantenere un controllo sui modelli di sviluppo, per cui prevedono nel capitolato, qui ho riportato questa la casistica, diciamo questa casistica che abbiamo ritenuto rilevante, i modelli proposti sono quel waterfall standard che può essere in qualche modo ridotto andando a accorpare una o più fasi, il modello di sviluppo agile e il modello ibrido, quindi a seconda della dimensione, dell'urgenza, della complessità del servizio che deve essere sviluppato, può essere utilizzato un modello o l'altro. Queste indicazioni vengono di solito date da amministrazioni che hanno un know-how molto alto e che riescono a controllare la fornitura al punto tale da poter definire insieme al fornitore qual è il modello di sviluppo più appropriato. Quindi, queste, sono le amministrazioni che in qualche modo hanno già consolidato metodologie importanti per la gestione di forniture di servizi di sviluppo e MEV. Veniamo alla definizione della base d'asta. Come definire la base d'asta? Naturalmente la base d'asta deve garantire l'effettiva concorrenza tra i partecipanti alla gara, quindi deve essere definita in modo tale da fare in modo che poi ci sia una partecipazione alla gara e ci sia una partecipazione che sia sia efficace che efficiente. Quindi le indicazioni principali per andare a definire la base d'asta sono naturalmente la storia delle precedenti procedure di affidamento e le relative aggiudicazioni. Qui c'è un disclaimer, nel senso, attenzione a basarvi solo sulle aggiudicazioni, perché in realtà le aggiudicazioni nascono da un ribasso, quindi basarsi solo sul valore di aggiudicazione non è corretto. Allo stesso modo, soprattutto magari non tanto per i servizi quanto più per i beni e i prodotti in generale, possono essere fatte delle indagini di mercato da parte di osservatori indipendenti o si può fare un'indagine andando a esaminare i listini dei fornitori. Naturalmente attenzione a fissare la base d'asta, perché una base d'asta troppo bassa naturalmente riduce il numero dei partecipanti e può avere anche un impatto sulla qualità dei servizi, perché naturalmente se ho un ribasso troppo forte poi il rischio che non ottengo quello di cui ho bisogno, e una base d'asta troppo alta invece rischia appunto di generare, provocare offerte anomale, anche qui ribassi eccessivi che poi magari sono offerte magari che in realtà stanno sul mercato ma che rispetto alla base d'asta sono troppo basse e quindi vengono marcate, in qualche modo individuate come offerte anomale. Come si definisce la base d'asta per i servizi? Anche qua occorre ridurre l'incertezza per ottenere migliori condizioni. Questo che vuol dire, naturalmente, ma questo è anche, questa è una parte dell'oggetto di fatto, più l'oggetto è vago e più il fornitore si deve accollare una quota di rischio superiore. Quindi, ad esempio, l'esempio quello più banale è che l'esecuzione a corpo è considerata più rischiosa di quella a consuntivo, perché molto spesso l'esecuzione a corpo maschera il fatto che l'amministrazione non ha ben chiari i requisiti di quello che sta appaltando. Quindi, la quota di rischio poi in qualche modo viene pagata dall'offerta che viene
influenza l'offerta del fornitore. Quindi è molto importante andare a scomporre la fornitura in servizi elementari, dimensionare il singolo servizio elementare e applicare le tariffe coerenti con il mercato. Quindi quello che dicevo prima, indagini di mercato piuttosto che un'analisi delle gare già effettuate sulla stessa tipologia di servizio piuttosto che sulle aggiudicazioni è di fondamentale importanza. Naturalmente, i fattori che influenzano la base d'asta sono la qualità del servizio, perché se io metto dei livelli di servizio molto stringenti sulla qualità, naturalmente il costo della fornitura aumenta, e allo stesso modo magari andare ad analizzare anche per forniture che si sviluppano su periodi molto lunghi, quale può essere il costo, il trend sul costo del lavoro, perché naturalmente l'aumento del costo del lavoro poi il fornitore lo ribalta sulla fornitura. Il mio tempo è quasi finito, ma credo di essere arrivato a termine. Dimensione del parco applicativo. Allora, questo è un aspetto su cui si è molto dibattuto e che viene trattato esaustivamente nella guida sulle metriche di cui accennavo poco fa. E, diciamo, è importante questo tentativo, io lo chiamo così, tentativo, perché secondo me c'è ancora molto da lavorare a livello metodologico, di vedere il parco applicativo come un asset. Quindi, diciamo, come l'amministrazione, così come ha degli asset fisici, cerca delle metodologie per poter andare a gestire l'asset, questo asset immateriale, allo stesso modo dell'asset fisico. Quindi l'elemento fondamentale è quello di andare a misurare il parco applicativo. Noi abbiamo visto diversi esempi, ci sono metodologie e approcci differenti, però molte grandi amministrazioni, proprio per non perdere il controllo del proprio parco applicativo, quello che fa è fare una misura del proprio parco applicativo e definisce la famosa baseline, ovvero sia quanto è grande il mio parco di applicazioni. Questo fa sì che, allo stesso modo di quando io ho un edificio e devo andare a costruire o a ristrutturare una parte di questo edificio, è importante avere una misura della dimensione del lavoro che devo fare e dire: questo lavoro su cui farò l'affidamento cuba un determinato valore. Ci sono diverse tecniche e approcci differenti che prevalentemente si basano sulla metodologia dei punti funzione. Dei punti funzione, ma naturalmente quelli che ho citato prima come criteri non funzionali possono avere una rilevanza non banale. Quindi gli approcci sono diversi, ci sono delle metodologie, anche metodologie sempre sviluppate da IFPUG come SNAP, che in qualche modo consentono di dare una dimensione ai requisiti non funzionali. In altri casi, molto banalmente, si prende il punto funzione e si fa un punto funzione omnicomprensivo, ovvero sia si quota un punto funzione comprendendo dentro i livelli di qualità che vengono richiesti dall'amministrazione. Diciamo che è un campo su cui si sta facendo ancora molta sperimentazione e ci sono approcci differenti. Scelta del criterio di aggiudicazione. Naturalmente, il criterio di aggiudicazione deve essere adeguato all'oggetto del contratto. Qui, diciamo, darò due indicazioni molto semplici anche perché il tempo è esaurito. Allora, il prezzo più basso solitamente viene scelto quando la fornitura riguarda beni standardizzati, quindi in particolari prodotti o licenze software. Allora io già è molto chiaro cosa sto comprando, quindi posso basarmi, diciamo, la dimensione rilevante per me è il prezzo. Al contrario, quando io sto facendo un progetto, quindi c'è una parte indeterminata, ma su cui io voglio il peso della qualità di quello che voglio ottenere, diciamo, è molto alto, allora io utilizzo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo perché rispetto al prezzo ha un valore più rilevante quello che riesco a ottenere dalla fornitura. Quindi generalmente
il bilanciamento nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa del punteggio tecnico oscilla tra il 40% e l'80%, naturalmente più la fornitura è orientata ai servizi e più alto il peso del punteggio tecnico, perché come dicevo prima, vuol dire che l'esigenza dell'amministrazione è quella di avere una fornitura efficace e non tanto di avere risparmi. Sull'attribuzione del punteggio tecnico, anche diciamo, in questo caso, diciamo che lo sforzo che deve fare l'amministrazione è quella di andare a definire dei criteri di valutazione che sono chiari e non ambigui e esplicitati nel dettaglio. Molto spesso può essere opportuno o consigliabile andare a scomporre il criterio di valutazione in sottocriteri, in modo tale che la valutazione di quel criterio sia il più oggettiva, la più oggettiva e più inoppugnabile possibile. Allora, scusate, sono corso nell'ultima parte, sono corso nell'ultima parte. E poi in base a questo punto direi di far partire il sondaggio e in base ai risultati del sondaggio poi decideremo in qualche modo l'oggetto del prossimo intervento. Allora, nel frattempo che votano, diciamo, il sondaggio e ci illustrano che cosa preferiscono fare per il prossimo intervento, io ringrazio il dottor Grasso e il dottor Massimi per le loro comunicazioni. Voglio ringraziare anche tutti voi partecipanti che avete posto anche molte domande e vi rassicuro che le stesse domande verranno riportate agli esperti di oggi e verranno, e le risposte vi verranno fornite all'inizio del prossimo webinar di questo ciclo che avverrà martedì 28 marzo, sempre allo stesso orario, 14:30-16, e ci occuperemo insieme agli esperti di oggi di gare strategiche dei soggetti aggregatori e di Consip. Io ringrazio i relatori, ringrazio voi tutti, ringrazio anche le colleghe che si sono occupate della parte tecnica. Continuate a votare per gli argomenti nel frattempo. Vi ricordo che per partecipare al prossimo webinar è necessario iscriversi alla pagina che vi ho indicato in chat. E vi ricordo anche che sono state caricate le slide sia dello scorso evento e sia di quelle di questo webinar, quindi le trovate nelle relative pagine di Eventi PA. E grazie ancora a tutti per la collaborazione e per la vostra partecipazione. A presto!